Presidente, il Natale a Portico è partito da qualche giorno e qui Piazza Berlinguer si è animata con luci e casette grazie all'associazione Riforma del Pensiero, che è sempre attivissima. Grazie proprio all'attività dell'APS Riforma del Pensiero che abbiamo avuto la possibilità di realizzare questo magnifico, diciamo, villaggio natalizio, lo definisco, perché è davvero un'area accogliente, un clima, veramente si respira il clima e aria natalizia. Quindi veramente bisogna ringraziare tutti queste persone che liberano del loro tempo per impegnarsi nel sociale, per impegnarsi appunto in queste attività che sono sempre gradite e benevoli. Tra l'altro loro hanno un obiettivo ben preciso, infatti tutto il ricavato sarà devoluto per fare attività diciamo sociali, quali appunto preparare pacchi per i più bisognosi, ma anche fornire attrezzature sportive per i ragazzi di Porto. Per questo non abbiamo esitato come amministrazione a collaborare con loro e a concedergli anche il patrocinio appunto comunale per questa attività così importante e interessante per la nostra comunità. E infatti questi sono dei mercatini solidali nel vero senso della parola. Tra l'altro c'è anche una casetta che è stata riempita dai lavori dei detenuti del carcere militare di Santa Maria Capovetre, quindi una novità assoluta. Sì, assolutamente sì, questo appunto si percepisce proprio la propensione verso i più deboli, verso determinate categorie diciamo di soggetti che hanno bisogno di essere accompagnate in qualche modo, spronati nel fare sempre cose belle. Tra l'altro ho visto che hanno fatto dei prodotti davvero eccezionali di ceramica e oltretutto oltre questa casetta ci sono tante altre casette che espongono artigianato, c'è tanto anche da mangiare, da bere, vin brûlé, diciamo che è davvero una bellissima iniziativa, molto accogliente e che è piacevole proprio starci, tant'è vero abbiamo visto che è presente anche un calendario molto ricco questa manifestazione. Vedo che domani, che l'8 dicembre, c'è la casa di Babbo Natale, poi ci sarà musica e coro gospel, ci saranno musica con pianoforte, quindi davvero un programma ricco, adatto a tutte le categorie di persone, dai bambini ai più grandi. Sì, è vero, il mercatino più un programma ricchissimo di musica ed eventi per grandi e piccini, ma questo è solo parte di un programma più vasto che è il Natale di Portico di Caserta, che comprende anche un altro, altri eventi in altre parti della città. In che cosa consiste? Sì, in realtà quest'anno, come gli altri anni ancora, l'amministrazione comunale ha partecipato anche all'iniziativa indetta dalla Camera di Commercio di Caserta, quindi abbiamo fatto veramente un calendario molto ricco di attività che si estende da Piazza Belling a Piazza Rimembranzi, veramente un programma ricco. Ci sarà un evento eccezionale in chiesa il 5 gennaio, il coro polifonico di San Francesco, molto importante e molto seguito sul nostro territorio, e poi tante altre attività fatte anche dalla Prologo, quello stufolo d'oro, ci sono le attività come per esempio anche il coro gospel, c'è la musica live, ci sono la lettura animata sempre sul tema natalizio, quindi davvero un programma ricco. Abbiamo diverse date e tantissimi giorni per goderci quest'area natalizia. Quindi Portico di Caserta, c'è l'area natalizia in tutti i suoi aspetti. Assolutamente sì, si respira aria di Natale già da qualche giorno. Devo dire veramente grazie a tutte le associazioni che hanno lavorato, dico grazie a nome mio, a nome di tutta l'amministrazione, perché davvero c'è stato un lavoro coeso, coordinato da tutti quanti per giungere poi al risultato, quello che vediamo, quando vedi le persone che partecipano, sorridono e ti ringraziano, allora significa che tu hai raggiunto l'obiettivo. Quindi veramente grazie a loro che si sono adoperati, hanno fatto tanti sacrifici e continuano a farlo.
Gaetano, la vostra associazione si impegna già da un po' per Portico di Caserta, in particolare concentrandosi su Piazza Berlinguer, questa villa comunale molto carina e molto fruibile soprattutto dai bambini. Voi lavorate molto con i bambini, lo avete fatto con delle iniziative importanti quest'estate e adesso vi siete cimentati nel primo mercatino natalizio. E direi buona la prima, casette in stile altoatesino, musica, luci, colori, non manca proprio niente per attendere questo Natale. Sì, sì, Lucia, dici benissimo, noi abbiamo preso un po' tipo come un affitto gratuito questa piazza che come associazione ci teniamo non solo in estate, ci tenevamo anche di fare qualcosa in inverno, che in estate ci dedichiamo, come tu sai, ai giovani. Mentre in inverno, questo dicembre, avevamo pensato così, tra una cosa e l'altra, di dedicarci un po' al Natale, di fare qualcosa di diverso, provare a fare qualcosa di diverso. E il lavoro è tanto, però abbiamo tanti amici, dagli amministratori, vari sindaci che non ci hanno chiuso le porte e noi veramente li ringraziamo tutti, perché farlo solo una semplice associazione, partire con un'iniziativa del genere sarebbe stata impossibile, però farlo come primo anno in questa località che è Portico di Caserta, diciamo, serviva la mano di tutti. Hanno capito che le nostre intenzioni sono solo quelle di un'associazione di promozione sociale, come dicevi, che non ha scopo lucrativo ma essenzialmente fini in estate ricreativi giovanili e in inverno fini molto 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 solidali, come ben sai, al 100%, che noi poi aiuteremo da una parte sempre i giovani, come ben sai il progetto giovani che portiamo avanti, e poi come siamo soliti, che abbiamo iniziato durante il lockdown, aiuteremo qualche famiglia nel periodo natalizio, che niente sarà, ma comunque una vicinanza anche di un pacco di Natale è una bella vicinanza solidale. Certo, a volte basta un piccolo gesto. Dietro questo mercatino è un fitto programma che tra l'altro avete stilato, che parte dal 4 dicembre e arriverà fino al 22, cioè prima di Natale. C'è tanto impegno, tanto sacrificio dai più grandi ai più piccoli, che addirittura hanno realizzato le decorazioni per questa villetta. Voi vi impegnate veramente a 360 gradi per fare aggregazione sociale sul territorio e devo dire i risultati si vedono pienamente. E che cosa si potrà vivere qui oltre a visitare i mercatini solidali? Quali sono gli spettacoli in programma? Gli spettacoli in programma sono 19 e 22, dove entrano in scena i giovani, i bambini delle scuole di danza e teatro, e là si prenderanno tutta la piazza, perché sono veramente tanti, più di 20-30 bambini che si cimenteranno in degli sketch natalizi grazie a un'associazione proprio di teatro di Portico, e mentre la scuola di danza del Team Iodice, che ci è molto vicina ed è qualche anno che collaboriamo assieme, farà una grande bellissima rappresentazione di danza sempre con i bambini. E quindi qui a Piazza Berlinguer non manca proprio niente per attendere il Natale: musica e spettacoli per grandi e piccini, mercatini, enogastronomia, le tradizioni del nostro territorio, e tutti insieme in attesa di questo Natale che chiuderà questo anno difficile, ma di buon augurio per il prossimo. Certo, noi dobbiamo sempre sperare in un anno migliore. Questo per me personalmente è stato un anno un po' triste per vicende personali, però cerchiamo di farlo finire, non dico in allegria, ma almeno in socialità, in aggregazione, perché aggregandoci e non chiudendoci nel nostro privato ci aiuta a vivere meglio, no? L'unione fa la forza. L'unione fa la forza, grandissimo.